Bella a tutti ragazzi, io sono Federico, oggi ci troviamo su Minecraft. Visto che quel video in cui io vi ho detto se arriviamo a tot like laggiù vi farò vedere una cosa, beh, eccolo lì, il mio cavalluccio, bello bello. Perché mi devono spawnare scheletri? Ma che... Te ne vai un po' via. Questo non si fa, eh. Devi essere one shottato. Vi stavo dicendo che volevo dire? Ah sì. Beh, allora, oltre a quello abbiamo trovato anche un mob spawner di scheletri che difatti, guardate i miei livelli, sono molto saliti. Zombie, sta zitto. Immortale! What? Vabbè, con tutti questi diamanti che abbiamo ci faremo un'armatura. La spada che non ce l'abbiamo e la pala no, mi sento questa incantata che mi ha dato uno zombie. Ne ho anche un'altra che è efficienza 2 tocco di velluto, quindi è buona. Quindi andiamo subito qua. Allora, trasformiamo tutti i nostri bei diamantati. Allora, pantaloni. Stiletti. No, porco schifo. Armatura e caschetto. Questo via, anche se questo elmo è molto potente, però non mi servirà molto più. Da quanto ho aspettato questo momento. Essere un diamante! Beh, riponiamo la nostra vecchia armatura che ci ha dato molte soddisfazioni. Ma calma, non è finita qua. Dobbiamo anche incantare i libri. Perché non abbiamo abbastanza incantesimi da mettere sulle armature. Impatto 2, protezione dal fuoco perforante. Io direi protezione dal fuoco. Perché è molto buona. Metto sugli stivaletti. E almeno se cado nella lava non mi faccio troppo male. Efficienza 2, saccheggio 3. Sulla spada è una bestia. Quindi io direi di prenderlo. Falgeglio. Sta spada diventa una bomba, anche se c'è Esca 3 che potrei metterla, però ho già Fortuna del mare, quindi vabbè, mi accontento. Fortuna 2, impalamento 2, affilatezza. Ma Fortuna 2 subito, fiamma. Io come faccio a mettere fiamma sul piccone? Cioè, boys. Allora, di nuovo saccheggio 3, contraccolpo, contraccolpo, schifo. Saccheggio 3... Intanto facciamoci la spada. Aspettate. Che qua i stecchettini. Spada di diamante. Ah, che bella. Allora, non ci... No, non mi serve più. Allora, i stecchettini mi servono ancora un pochino. Mi servirebbero ancora un pochino di livelli, così mi incanto ancora più roba, ma credo che... E me li farò. Non solo più 30, vabbè. E mi posso ancora incantare qualcosina. Allora, cosa mi dai ora? Su questo bel libro. Saccheggio 3, contraccolpo. Oh, è vero, prima mettiamo la spada così almeno. Saccheggio 2, contraccolpo, affilatezza. Provare un contraccolpo. Vabbè. Sull'ascia mi dà affilatezza 3. Tocco di velluto, che non mi serve a niente. E flagello di troppo di... Beh, non so. Qua mi dà fortuna 2. Ma... Indistruttibilità. Buona indistruttibilità.
Allora, indistruttibilità. Prendiamo un'altra indistruttibilità che ci serve. Protezione dal fuoco, protezione dalle esplosioni, bella. Atterraggio morbido 1, protezione dalle esplosioni 3, cioè 2. Tocco di velluto 1, quello è bello, tocco di velluto. E in protezione dalle esplosioni. Ora, tutta sta roba, noi dobbiamo andare sotto a incantarla. Calma. Troppa roba nell'inventario, non va bene. Poi, se questo video raggiungerà i non so quanti like, però faccio molto like come al solito, vi farò vedere il bunker che ho costruito qua intorno. Per un'ora no. Bunker super bello, molto carino. Chiuditi. Sì. Anvil. Allora, prima di tutto mettiamo un cotone sul picconazzo. Eccola. Boom. Allora, saccheggio testa roba. Mettiamo. Quanto è potente! Sul piccone perché serve. Come non ho livelli? Vabbè, ci vediamo tra poco, che mi sono fatto i livelli con Mob Spawner, che mi sembra che sia di qua, tra poco ve lo farò vedere. A dopo. Ed eccoci qua, signori, dal Mob Spawner, dove sono stato qui un sacco di tempo, perché mi sono dovuto fare tutti questi livelli per avere questo, per cioè mettere elmetto normale più l'incantesimo. Qua avevo anche l'atterraggio morbido 4. Avevo l'indistruttibilità con il passo anfibio, però col passo anfibio. Calma, non mi ricordo. Vabbè, c'era anche Fortuna del Mare, però ho deciso che l'avrei usato un'altra volta. Cioè, non so come spiegarvelo, ma avrete capito. Cioè, ho voluto togliere Fortuna del Mare perché tanto so che ce l'avrò prima o poi. Mi sono fatto un po' di torce. Visto che c'è una spada potentissima, usiamola. Allora, qua c'è un po' troppe frecce, sapete. Teniamoci solo uno stack. In più dobbiamo incantare anche l'arco. Mosca del cavolo. Quindi, ancora più un casino. Ah, Dio, è dura la vita di un giocatore in Minecraft. Vabbè. Allora, qua, visto che. Porca miseria, perché ho un arco sfasciato. Via tu insieme ai tuoi altri archi. Più sono ammalato. È arrivato un virus strano, mal di pancia, robe. Questo video uscirà per le 4 dovrebbe esserci, quindi di oggi non ci sarò a nuoto perché nuota con me e bom. Tendo oggi 17. Sì, oggi 17 settembre. Beh, allora, cos'è che dovevamo fare? Aspetta che non me lo ricordo. No, dovevamo andare a incantare l'ascia di diamante. Non troveremo nessun incantesimo bello, però proviamoci. Più, non mi ricordo se l'ho già detto, ma sì. 8 like per il bunker segreto. Qua c'è il mio piggy domestico, bella per piggy. 11 robe, speriamo di trovare qualcosa di decente. Possiamo incantare l'arco? Distruttibilità 3. Potenza 1? Nah. Anatema, 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 bello. Anatema. Non posso neanche fare quello per l'arco, ma che tristezza. Oh. Vabbè, queste 4 ciocce, usiamole. Allora, visto che ho
Tu devi scomparire. Che mi guardi? Allora, queste quattro torce devo metterle qua. Ah, che bello, farsi mezzo cuore di danno quando cadi da 2000 metri. Allora, mettiamo un attimo. Tadam. Oh, non mi dovrebbe più spawnare adesso un gunpowder che non mi serve. Dovrei accoppiare un po' di pecore visto che sono poche, quindi farò questo. Metto un pezzettino di grano. Papà. Se riprofuggetevi. Allora, anche voi. Scusa, scusa pecora, aspetta. Vi ho sfamato tutte. Levatemi un attimo da lì che mi fate passare. Grazie, molto gentile. A sto punto facciamo riprodurre anche le mucche, che mi danno un'esperienza buona. Bella per il cavallo. Allora, faccio prima far così. Mazza, me ne dai una profusione. E bom, allora, un po' di livelli ci siamo fatti, quindi potrei mettere potenza 1 sull'arco. Polli! Non so, sorry, pollo. Due polli, what? Tre! Questo vuol dire questo. Questa è la potenza di avere saccheggio 3 su una spada. Avrei polli all'infinito. Cioè coscette di pollo. Madonna. 10 polli crudi in 3 polli viventi. Beh, questi li andiamo a cucinare qua. Beh, dovevi mettere anche il pollo lì. Non ci avevo pensato. La mia macelleria. Boom. Bing. Allora, facciamo l'ultima cosa di andare a mettere sto arco con un po' di power. Qua devo prendere tutte le piantagioni. Ciao Piggy, buggato. Sad Piggy, allora. Sei veloce. Indistruttibilità. Potenza 1 anche. Meglio. Beh, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Aspettate che voglio fare l'intro bella. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo episodio di Minecraft o qualcos'altro e... Boh. Ciao ciao.